Buonasera, belli e brutti. Come state? Accarezzo il tabacco, come dice il buon amico Alberto Montini. Stasera, parte, finalmente siamo a marzo. Oh. Si ricomincia a poter fumare fuori piacevolmente, almeno a Roma. Saranno 12-13 gradi. Si sta proprio bene. Fumo questa Cippo Negrettona importante. Negrettona un po' Chimney. Bella sabbiatura. È importante, la fumate lunghe. Stasera ho tempo e me la godo e mi faccio anche due chiacchiere con voi, due chiacchiere da pipa. E torniamo sul tema, di cui c'è già una puntata e vi invito ad andare a vedere il link e continuerò a farne man mano che trovo, di rispondere ai dubbi del web o dei social. Rispondere voi, dire la mia su quelle che sono dei temi abbastanza frequenti che io trovo sui vari canali YouTube, sui vari forum e quant'altro, o quelli che mi chiedono magari direttamente qualcuno. E ho tre quesiti per voi anche stasera, a cui dico la mia. Primo quesito: forma della pipa e resa della fumata influisce? Per me no. C'è una viva curva, dà dei sentori del tabacco diverso da una viva dritta? Per me no. È la pipa di per sé, la sua qualità, radica, stagionatura, foratura. Tutto quello che compone sostanzialmente una buona pipa che fa una buona fumata. La curva o la dritta, e che se ne dica, peraltro credo che ne abbiamo parlato anche nell'altro dubbi del web, o il video che feci su con che pipa iniziare. Per me il tema che una pipa dritta sia migliore di una curva non sussiste proprio. La curva fa più acquerugiola? Sì, certo che la può fare, ma se producete acquerugiola perché non siete particolarmente esperti a fumare la pipa, ve la fa pure una pipa dritta acquerugiola. Se il tabacco è troppo umido, viene caricato troppo umido e fa tanto acquerugiola, lo farà anche una pipa dritta. Sì, la gestisci di più, nel senso che ci vai avanti 5 minuti di più, ma poi porta allo stesso risultato. E lo stesso vale per la resa dei tabacchi. La forma estetica della pipa è pura estetica, è il vostro piacere. Io, per esempio, adoro le curve. Più curve sono, più mi piacciono. Per me la pipa per eccellenza è curva. Poi ho tante pipe dritte o semicurve, perché comunque mi piacciono anche quelle. Stasera direi che è una dimostrazione, ma se dovessi paradossalmente scegliere solo pipe di una forma, io sceglierei decisamente sempre e solo pipe molto curve, ma è una questione estetica e di comodità. Perché una pipa curva in bocca, molto curva, chiaramente proprio per una questione di scarico del peso, è più comoda da portare, ma la resa infumata non cambia assolutamente nulla. Una pipa dritta, una pipa curva, una pipa semicurva, non è la forma della pipa che vi darà, a meno che per forma non intendiamo una canadese o una Calabash, che teoricamente con un sistema di raffreddamento tra virgolette del fumo, anche questo nell'altro rispondo ai dubbi del web sul fumo fresco, allora possono incidere, ma incidono per un termine fisico di un fumo che ha più lunghezza, entra in una camera d'espansione, si fredda, i sapori sentono diversamente, non è in quel senso la forma. Qui parliamo puramente billiard o full bent, se cambia il sapore del tabacco. No, lo cambia probabilmente la pipa per una serie di altri suoi fattori. Seconda domanda molto discussa sul web: quante pipe devo avere
E qui, qui, signori, io sono della scuola che... Scusate, sono della scuola che dalle 10 pipe in su, dipende sempre, innanzitutto partiamo, dipende quanto fumate al giorno, quante fumate voi fate al giorno, perché... Uno come me, che in inverno, durante la settimana, si fa una fumata la sera, poi nel weekend arriva a 3-4 fumate, che quando sta in una giornata di libertà totale, di ferie, in estate, col caldo, in situazione ottimale per fumare la pipa all'esterno, in pace, con il tempo, che uno ha il tempo di usare di farlo, posso arrivare a 6 fumate al giorno, 5-6 fumate al giorno. Se parliamo di questo standard qui, non parliamo di uno che fuma la pipa 30 volte al giorno, eh? Diciamo che mediamente credo che sia una media abbastanza caratteristica dei fumatori di pipa, insomma, poi magari ci alternano il sigaro, anche perché se ogni fumata di pipa sono 40 minuti, sa, fumare 10 volte vuol dire voi state 400 minuti a fumare la pipa, ma a fare incanto il giorno bea di voi, quindi questo mi fa pensare. Sostanzialmente, diciamo, in un'ottica che fumeate dall'una alle 6-7 volte al giorno, più di 10 pipe è vezzo puro, è vezzo dei fumatori di pipa come me, come voi, che ci piace avere un sacco di pipe. Come le donne gli piace avere un sacco di scarpe, agli uomini che fumano la pipa gli piace avere un sacco di pipe. Questo è il punto. Non ce n'è un altro, perché nel momento che avete due o tre pipe, nel momento che avete una pipa, ci fumate tutto. Quando cominciate ad avere 4-5 pipe, potete cominciare a ragionare su una divisione per tabacco. La mia divisione è affumicate, naturali, aromatizzati. In base a come li fumate, per me gli aromatizzati, tutt'oggi ho due pipe in tutto, perché le fumo talmente poco che non ne ho bisogno di più pipe di quelle. Se un giorno mi farò una schiuma, ci dedicherò una schiuma, perché non hanno gusto e quindi è la soluzione migliore. Ma per tutte le altre situazioni, dopo che c'hai 5 pipe affumicate, 5 pipe per i naturali, ma che ce li fate più? Che ce li devi fare? Le fai anche ruotare, che non ci fumi tutti i giorni, teoricamente, sempre nell'ottica di un numero di fumate come prima. Fumate 40 volte al giorno, probabilmente avete bisogno di più pipe per non stressarle troppo, però quanti sono questi? Quindi puro vezzo, avere tante pipe è puro vezzo. La verità è che avere tante pipe però ha un altro vantaggio, che vi fa capire che avete buttato un sacco di soldi perché avete 40 pipe e sapete individuare le 10 che vi soddisfano sempre, su cui magari tendete anche ad andare più spesso. Quindi, in verità, avere tante pipe vi permette di capire che pipe vi piacciono, come forma, come modello, come grandezza. Questo mi ha aiutato molto ad avere tante pipe. Ma se oggi, col senno del poi, potessi resettare tutte le pipe e dire quante, e non avessi il vezzo tipo donna nel negozio di scarpe, ripeto, e purtroppo non ne sono immune, ti potrei dire che con 8-10 pipe stiamo proprio alla grandissima, in una media di fumata che è quella che vi dicevo prima. Il resto non è noia, come diceva il maestro Califfo, ma è puro vezzo, simil femminile, siamo come le donne, ma con le pipe. Ultimo, ma non ultimo, quesito del web: il costo quanto influisce sulla qualità della pipa. E qui si apre un mondo. Ho fatto due video sul famoso high grade, creando grande scompiglio. In verità, il costo influisce. C'era un bellissimo video di Aldo Luigi Mancusi, quando Aldo faceva ancora video prettamente pipaioli, che secondo me rappresentava bene il tema. Ci sono pipe eccellenti a 40 euro da cesta. Una pannocchia può dare soddisfazioni massime. Una pipa da 100 euro fuma meglio di una Daniel da 500? Per me, in generale, no. Ma nell'assioma Mancusi,
tranne Aldo, e sono pienamente d'accordo, il fattore che influisce è inversamente proporzionale al culo. In che senso? Più costa la pipa, più è facile che questa sia una pipa soddisfacente. La migliore? No, soddisfacente, non sia una pipa che ha dei problemi, non fuma bene, ha magari dei difetti tecnici proprio di lavorazione, è un fattore inversamente proporzionale. Più sale il prezzo, meno diminuisce il rischio che la pipa abbia dei difetti che la rendono di difficile fumabilità per forza di cose. Probabilmente l'artigiano ha investito di più già solo nei materiali, nella stagionatura del legno, nella radica, da chi la prende, da chi si fornisce, già questo dà chiaramente una spinta in più. Se poi l'artigiano è bravo e di nome, è uno che probabilmente cura molto più il dettaglio di uno che si è messo a fare pipe ieri. Quello che si è messo a fare pipe ieri, la pipa gli fuma male, ma di che? Magari fuma egregiamente, esattamente come una Scorti, come una Daniel, come una nuvole una pipa alle nuvole di Maurizio Tombari, ma è un fattore inversamente proporzionale. Questo non vuol dire che una pipa da 80, da 100 euro, da 120 euro fumi male. Anzi, tendenzialmente per me nella fascia superati i 100 euro già è molto difficile avere pipe che non danno una buona resa. Tra i 150 e i 200 c'è il top, di più c'è soltanto il nome dell'artigiano, una particolare lavorazione, un particolare inserto che dà valore, argento, oro, cristallo, diamanti, metteteci quello che vi va da voi, che chiaramente carica il prezzo. Ma questo è esattamente vero per qualunque mercato, no? Se comprate una cosa di marca non sempre è migliore. Se poi andate a Decathlon e comprate un abbigliamento sportivo di Quechua, che è il marchio Decathlon, per me hanno una resa pari alla Nike, però una maglietta di Quechua costa 9 euro, quella della Nike 30, è veramente meglio quella della Nike, ma quando mai? Sono uguali, spesso sono fatte nello stesso posto, ma quello c'è il nome, però c'è un limite, se compri una maglietta a 1 euro al mercatino, probabilmente è d'acrilico, non traspira, fa cagare, puzza pure, quindi è chiaro che è inversamente proporzionale, lo stesso secondo me vale per le pipe, più ci spendete in una fascia poi limite, dopo la quale non c'è secondo me più differenza, cioè superati 150-200 euro siamo al top delle pipe, poi il resto è solo nome, però nella prima fascia, dai 30 euro ai 150, c'è questa proporzionalità, potete rischiare qualcosa di più, che la pipa abbia qualche difettucolo, ma non è affatto una cosa matematica. Ho risposto ai dubbi del web, almeno per il mio punto di vista. Voi che ne pensate? Ciao!